Perché sei andato a vivere in mezzo all'Ichiello? Marco Togni non vuole più mangiare sushi. Tu hai il visto dei bambini speciali. Sta diventando vegano. Ciccio Gamer, vai ciccio. Aspetta, mangialo piano. Io sono un uomo di chiesa. E vaffanculo a tutti. Con la C maiuscola. Accetto. Torna la rubrica che fa venire fame solo a leggere il titolo. Seba mangia sushi con Marco Togni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Oggi parleremo di un argomento scottante, un argomento che nessuno mi ha usato parlare in Giappone, che è vado a mangiare sushi con Marco Togni. Vabbè, no, scherzi a parte, però mi piacerebbe fare un video dove parliamo, in effetti. Abbiamo fatto già. No, un video dove parliamo di cose serie. Ciao a tutti, parliamo di allora, cose serie. Se dovessi darmi un aggettivo, no? Mi daresti del giappo minchia? O mi daresti qualche altro aggettivo? Io mi sembra che c'ho tante altre qualità. Ma no, ne hai qualità nei tanti. Io ti direi che tu sei, diciamo, molto affine alla propedeutica musicale giapponese. Quindi cosa sono? Un giappo minchia. No, no, non credo. No, ma perché poi io ho letto anche l'etimologia, no? Della parola. Di giappominchia? Sì, perché appunto io pensavo, ma io pensavo di essere nella categoria giappominchia. Poi però quando ho fatto delle indagini, ho proprio studiato, ho fatto delle grandi ricerche, ho scoperto che non lo sono, perché i giappominchia sono gente che parla del Giappone, adora il Giappone, lo identifica in su qual modo, senza averne le conoscenze. Sì. E invece tu c'hai delle altissime conoscenze. Io devo dire che tra l'altro ogni volta quando faccio video mi arrivano certi commenti, dico ma io sto andando per lei porci. Noi gente di un certo livello. Un sacco di gente mi chiede se io vivo realmente in Giappone, se io sono un rifugiato del Giappone, qual è la mia storia. Come hai fatto ad avere il visto per entertainment? Io non ho il visto l'entertainment. Ah no. Ma io ho il visto special skills. Io ho delle bambini speciali. Speciali. Tu hai il visto dei bambini speciali. Io ho il visto dei bambini speciali, esatto. No, io comunque, no, scherzi a parte, ho visto che non esiste più. È perché io facendo musica e facendo colonne sonore, la gente dice che io ho delle skills, ossia delle abilità, che i giapponesi non hanno. E quindi mi hanno detto... Sì, vabbè, dai, ma... Lui ha delle abilità che i giapponesi non hanno. Anche il Papa, per dire, non è che mi voglio mettere allo stesso livello, però se il Papa volesse visto in Giappone gli darebbero quel visto lì. Delle special skills al Papa. No, adesso l'hanno cambiato, però una decina d'anni fa sarebbe... Adesso il Papa dovrebbe sposarsi perché sennò non avrebbe il visto. Ma cosa ne pensi di tutti questi italiani che si sposano con le giapponesi solo per il visto? Potrei citarne almeno tre. Tipo Tommaso, Marco, Andrea Secco e... Marco Togni. E Marco Togni. Cosa ne pensi? Secondo te qual è lo youtuber migliore tra questi tre? Ovviamente Marco Togni. Perché? Perché Marco Togni è il migliore del mondo. Davvero? Sì. Ma secondo io, guarda, io penso che sposarsi solo per avere il visto è una gran furbata. E come tutte le furbate, però poi finisce male. Sì. Quindi è meglio non sposarsi per il visto. Vogliamo io poi parlarlo? Io poi tra l'altro, attenzione, perché quando mi sono sposato non esisteva ancora 5 anni io ho vissuto in Italia, perché noi volevamo vivere in Italia. Ma davvero? E poi hai fatto la grande scoperta. No, poi abbiamo detto, guarda, piuttosto che vivere in mezzo ai black, vado a vivere in mezzo agli yellow. No, una volta un tipo, ti giuro, mi ha scritto: ma perché sei andato a vivere in mezzo agli yellow? Ah, anche a me me lo scrivono con i musi gialli. E io gli ho detto perché ero stufo di vivere in mezzo ai black. No, beh, è vero, in Trentino ce ne sono migliaia. Ma tra l'altro poi parlano del tasso demografico. Cioè, in generale nel mondo secondo me si fanno meno figli, giusto? Non in tutto il mondo, però dico, comunque anche in Italia si fanno molto meno figli, o no? Beh, e anche sì, in Giappone, ma perché comunque penso che sia legato più ai soldi e anche a quello che... Alla bella vita. Ma esatto. Alla bella vita. Figlio, comunque tante cose non le puoi più fare, o no? Quando uno è povero fa il figlio, perché almeno torni a casa la sera e dici, non ho niente, ma almeno c'è una bella moglie e un bel figlio. Invece quando uno è ricco inizia il deltaplano, l'elicottero, poi muore a 40 anni perché ti fai tutte queste esperienze un po' rischi, muore. Infatti tutti quelli che hanno i soldi, guarda, facci caso, tutti cadono con l'elicottero a 45 anni. Davvero? Tanti. Attenzione, andiamo a mangiare il sushi e spettacolari scausa. Il sushi migliore del mondo è Smart Sushi. Adesso entriamo. Ma in fondo? Brava. Dove tutto è iniziato. Ecco qui Marco Togni. Marco Togni non vuole più mangiare sushi.
Però devo dire che l'ho obbligato a mangiare sushi. Non voglio più mangiare. Lui non voleva mangiarlo, ma ho detto: cazzo, sei sul mio canale, lo mangi per Andrea Secco, non lo mangi per me. Come dimmi gli animali? Ma cosa? Ma che animali? Possiamo dirlo? No, non dirlo. Non lo dico. No. Marco Togni è vegano. Sta diventando vegano. Ma non te ne devi vergognare. Ma è una cosa seria comunque, cioè. Cos'è una cosa seria? No, è una cosa seria, è stato del vegano. Cioè, io ci credo comunque. Cosa credi? Allora adesso ordiniamo. Chumon suru. No, cosa dobbiamo fare? Corre, corre, torre. Chinai, chinai. Vabbè. È English. Sì. Italiano non c'è. Non c'è italiano, guarda, questo c'è italiano? Una... Sì, glielo chiediamo, dai. Veneto. Glielo chiediamo per davvero? Potremmo anche il Veneto, come su Wikipedia. Sai che c'è il Veneto su Wikipedia? Davvero? Il Veneto. E non c'è il Trentino. No, è che il Veneto, il problema è che ogni due parole mettono la bestemmia. Ah sì? E allora è un po'. È un po' come il Trentino. Io guarda, io le bestemmie, se c'è una cosa che odio, le bestemmie. Io se c'è una cosa che odio. Cos'è? Fumo le bestemmie e gli alcolici. Ryokan mi è caduta la sigaretta nel whisky. Beh, Ryokan non è una bestemmia. No, Ryokan non è una bestemmia. Allora, io direi di prendere un sushino. Tu decidi i tuoi. Ok, allora io voglio tipo osusume. Ma non riesco a capire come si usa. Ah, ecco qua. Puoi toglierlo. Ah, giusto. Io ho la tessera della curia arcivescovile. Cos'è? Io sono abilitato a fotografare nelle chiese. Ho fatto il corso e ho la tesserina con scritto curia arcivescovile Marco Togni, ti giuro. Che invidia. Ma ti rendi conto? Tu sei in giro con uno che può fotografare nel chiese senza che mi stressi. Comunque prenderò il tsubugai, un pezzo, poi prendo il... Ah, c'è il set di tutte le... Potrei prendere questo. Posso già ordinare il mio? Ho una fame. Come si elimina? Vai, provami, vai. Ok, io ho preso un po' di conchiglie perché no, a me piace tanto. Giuro, io c'ho questo tesserino. Ho fatto io un corso alla curia arcivescovile, cioè alla chiesa. Io ho il tesserino dove io praticamente si certifico e io so come comportarmi in chiesa quando si fotografa. Davvero? Che invidia. Io sono un uomo di chiesa. Con la C maiuscola. Posso chiederti una cosa? Possiamo cambiare posto? Se voi volete. Che io venga al vostro matrimonio a fotografare, io sono un fotografo professionista anche nei matrimoni. Io ho la tesserina della curia arcivescovile. Oh, è il mio? È il tuo. È il mio, no? Questo è il mio. No, è salmone, l'ho ordinato io. No, aspetta perché ti faccio notare che sopra è cotto. Ah, tu hai fatto... Ah, no, non mi ricordo quale ho preso. Guardate che meraviglia. Che sushi. Questo è il mio. Tu preferisci il crudo, il cotto o il gran biscotto? Allora, Marco, guarda. Io adoro molto le conchiglie. Guardate che belle. Queste sono tsubugai, akagai e hotate. E io li adoro tutti. E a me sono i miei sushi preferiti. A te piacciono questi tre? Devi schiacciare qua. Ah ok, dovete schiacciare per fare tornare la barca. Guarda che belli i miei. Io adoro questi. Non ti piacciono a te? Ma a tanti non piacciono questi, eh. Non invece li adoro. Ma volete dirti una cosa? Sì? Dimmi, non ti preoccupare. Tu preferisci il crudo, il cotto o il gran biscotto? Cosa intendi per gran biscotto? Lo sfilatino. Io lo preferisco crudo. No, mi sa che questo è il mio, sai? C'hai ragione tu, infatti. Questo non era cotto. È fatto male. Oggi veramente questo sushi ha un aspetto ragazzi, buonissimo perché siamo in Giappone. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ragazzi. Sono un fotografo esportivo. Ma sai che l'Albania, a proposito di Iari, sai che l'Albania mi piacerebbe andare a visitarla. Davvero? Credo che sia un bellissimo posto. Sicuramente. Anche con un potenziale in futuro si sta sviluppando molto bene, lo sapevi? Sì. Attenzione, s'il vous plaît. Perché lo mangi? Perché lo mangi il primo pezzo di sushi? Per me, vaffanculo. No. Questo sushi lo mangio per me, vaffanculo a tutti. Guardate che Marco Togni sta per tornare a fare video prima che chiuda il canale. Fanne una anche a me, dai, che mangio qualche sushi. L'Albania è bella comunque, veramente. Sicuramente. Io mangio... Guarda quanto è grande questo cagare, cioè, vogliamo parlarne. Io mangio questo sushi, tsubugai, che mi cadrà sicuramente, già lo prendo con le mani. Dov'è la ushiguri? Prendo l'otate, mangio questo otate per me. Senza occhi. Ma perché non hai gli occhi, Seba? Ho lo Sharingan. Sharingan di Naruto? Non sai che cos'è?
lo Sharingan. Non sa... Marco Togni non sa che cos'è lo Sharingan. Per tutti gli appassionati di Giappone, non sa che cos'è lo Sharingan. Non so niente di queste cose. Marco Togni, la bufala di Tokyo, veramente. Io so solo di chi. Posso rubartene uno? Sì. Grazie. Questo lo dedichiamo. Io questo lo dedico a Doni. Ah, anche io sai che volevo dedicarlo a Doni anch'io? Allora lo dedichiamo due a Doni. Ok, grazie Doni. Iscrivetevi al canale di Doni. Se sei Doni in persona invece sei già iscritto. E mi mangio questo pezzo per Doni, che è praticamente un italiano che mangia sushi in Italia. Tu ti affideresti a mangiare sushi in Italia? Io? Sì. Dobbiamo mangiarne sicuramente uno per Andrea Secco, perché... Dai, Andrew Secco, via subito. No, volevo mangiarlo io, vabbè. Ti mangio il salmone, che mi hai dedicato anche te per Andrea Secco, che così me lo tengo in buona, visto che mi ha dedicato lui il primo sushi. Tu non mi hai mai dedicato un sushi? Io non dedico niente a nessuno. Ma sei proprio stronzo, guarda. Cioè, potevi dedicarmi un sushi, uno. Hai fatto mille video di sushi, l'hai dedicato sushi a cani e porci. No, non mi ero mai dedicato niente. Ma come, non hai dedicato almeno un paio a Stefani? Sì, a Stefani basta. E a me niente? Beh, allora il prossimo lo dedico a me, fine. Dedico questo sushi a Ciccio Gamer. Ciccio Gamer, vai Ciccio. Aspetta, mangialo piano. Non hai mai mangiato sushi dedicando la gente? Mai fatto. Sulla Stefani? Ah sì? Quella era dopo tutto il video. Ah, quindi era una cosa di Andrea Secco più che altro che ha inventato, sì, di dedicare il sushi. Questo sta mangiando per te. Sushi dedicato a tutte le donne. A tutte le donne, mamma mia, che galantuomo. Tra un po' è l'8 marzo. E tra un po' è l'8 marzo. Madonna, guarda quanto è grande questo pezzo, è enorme, oh. Questo lo dedichiamo a Lilletta, che fa sempre le intro. Te lo dedico sempre uno, quindi ormai è tradizione. Lilletta e Yari, che edita sto video. È buonissimo, mamma mia. Sì, che oggi mi sembra più buono dell'altra volta. Scherzi a parte. Mamma mia, ma era veramente buono quel pezzo di Akagai. No, scherzi a parte, è più buono dell'altra volta. Molto meglio. Ma era, cioè, normale da kite, non ci cazzo. Tra l'altro dovete sapere che io e Marco Togni, il primo video mio dove sono andato a mangiare sushi, era il mio terzo giorno che facevo video e ho mangiato con lui. E quel video l'ho ricaricato, perché ti ricordi che mi hanno chiuso il canale? E allora l'ho ricaricato sul canale a cazzo. E sai che anche sul canale a cazzo ho fatto 20.000 visite? Su tutti e due. Ma certo, quando ci sono io sono una garanzia di qualità. No, davvero. Quando ci sei te e mangiamo sushi. Non è vero, perché guarda che ho fatto altri video, altre collaborazioni, anche senza mangiare sushi, quando ci sono io. No, no, perché tipo quando abbiamo parlato della svastica. Ma no, quello è perché è un argomento del cazzo. Perché siccome siamo tutti fascisti in Italia, uno dice svastica. Ma no, non siamo tutti fascisti, al massimo 72%. Hai visto la scaloppa? Le scaloppine. Io mi sono preso mangiato una scaloppa. Vabbè, mangio questo pezzo di sushi, lo mangio per... lo dedico a chi mi segue, dai, insomma, a voi. Anzi, potrei adesso, ogni volta che vado a mangiare sushi, lo dedico a qualche fan. Io ho fatto... Mangio sushi per Mara Lamagna. Le donazioni ho fatte. Sai cos'è, no? No. Devo ancora finirli, i video li farò comunque. Praticamente mi donano e io mangio il sushi donato. Lo farò anche in live, probabilmente lo farò. Facciamo una live sushi? No, ma a parte che ormai no, è tardi. No, ma devi fare che... No, ma devo farlo bene, cioè... Che poi ti ordinano e chi ordina praticamente tu li mangi in diretta. Ma hai ancora fame? Avevo capito che... ma vaffanculo. Schizza il bottone. Pim! Guarda il mio che è perfetto rispetto al tuo che era mezzo ossidato. Sì, in effetti è vero. Riguardatevi il video. Guarda quanto è bello il suo. E quello di prima. Secondo me perché sanno che sei Marco Togni. Ho detto, secondo questo si fa una cattiva review. Esatto, invece a me non gliene fregava un cazzo allora, proprio. Ragazzi, mangiamo questo sushi. Dai, mangialo, dedicalo a... Dai, devi dirmelo proprio. Dedicalo a Sebastiano Serafini a cazzo o al cazzo di Sebastiano Serafini. Vado, dedichiamo questo sushi a Sebastiano Serafini. A cazzo? Buono? Davvero? Buono. Ti del solito. In effetti non so chi sa, ma è strana sta cosa, eh? Perché, cioè, non è che sia male qua il sushi, però. No, di solito non è male, però. Però non è neanche chissà che, invece. Io prendo questo col natto, costa anche pochissimo. Perché è buono. Questo col natto, poi prendo. Io vado, eh. Ah, questo per chi? Per me. Per te. Adesso mangio questo che è il tuo sushi preferito, giusto? Quello col natto. Ti piace questo col natto? Mmm, ha un profumino. Madonna, che buono. Is it bon? È proprio buono. Quindi
questo è l'ultimo sushi, adesso noi continuiamo devi a mangiarcelo. Mi dimentico. Sono una persona rude. Vabbè, comunque vi salutiamo con questo pezzo di sushi e ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Ciao amori miei. Ciao amori miei. Dai, di qualcosa di forte alla fine. Accetto. Accetto. Oh, yeah.